chiedere se volevi proprio entrare in quel modo, perché sei entrato tunnel contro tunnel, sei entrato molto così in maniera quasi irriverente, no? È il tuo modo tipico di giocare, oppure magari volevi dare un segnale in quel momento della partita importante, visto che sei entrato e poi la partita in un certo senso l'hai cambiata. Chi lo tenta appunto che lo sento in un modo molto pessoal, se você realmente joga nesse modo ou você fez jogo sentindo mais só na partida? Não, é assim que eu jogo. Infelizmente, alguns adversários não gostam, mas é o meu jeito de jogar. E não é porque eles falam que eu vou mudar. Então, eu tento ser o mais objetivo possível para não deixar mal o meu adversário, mas é jogando para frente e é assim que eu jogo. Io gioco in questo modo, questo a volte non piace agli avversari, però io cerco di essere il più obiettivo possibile e segnare. Mi racconti del torneo di Tolone, di quella Under 20 in cui c'era anche Marquinhos? Non so se sei mai rimasto in contatto con Marquinhos in questi anni. No, non c'è tanto. Ma è un giocatore che mi piace tanto e è una ottima persona. E se non dobbiamo contare Se tem contato com Marquinhos? tutto lei di Tolone. tutto. Esatto. Ah, se você contava alguma coisa. Ah, tá, contato. Doveva raccontare qualcosa sul torneo. Ah, sì, no, perché tu l'hai vinto 2 anni fa, l'hanno Ah, vinto 2 anni fa sì. in quel Ah, partito che foi c'era anche Marquinhos. um torneio importante onde adquiri bastante experiência contra equipes europeias muito fortes. E conseguimos o título, que é mais um objetivo conquistado na minha vida. Ecco, è stata un'esperienza importante, abbiamo battuto degli avversari molto forti, è stata comunque un'esperienza molto importante per lui nella sua carriera. Tu sei più un 2 o un 7, nel senso che con le caratteristiche di giocatore offensivo sembra quasi che sei più un laterale di centrocampo e non di difesa. Ti vuoi educare ad essere un giocatore di difesa, da quello che mi hai fatto capire, oppure chiaramente puoi anche gradire fin quando non avrai imparato bene la fase difensiva, dire soprattutto no, io posso andare anche a centrocampo. Eu tenho essas características, né, de atacar bastante, mas eu gosto muito de jogar como terceiro destro, jogar baixo e eu acho que aqui eu vou conseguir ser mais completo, aprendendo mais a parte defensiva. Eu tenho esse objetivo de me tornar um jogador mais completo para ajudar cada vez mais as equipes que eu jogar. Ho queste caratteristiche, mi piace molto giocare come terzino destro, però qua voglio anche imparare ad avere più tecnica e giocare in un modo più complesso. Qual è il suo giocatore di riferimento brasiliano nel suo ruolo? Ce ne sono una marea, chiaramente. Brasiliano, a me piace, Cafu, que eu era pequeno, mas eu vi toda a Copa de 2002 e gostava bastante. Mas hoje, mesmo não sendo da minha posição, o Marcelo eu gosto bastante do Real Madrid. Ha detto che mi piace il Cafu, l'ho visto giocare da piccolo, ho guardato i mondiali del 92, ah, scusa, 2002, e mi piace anche il Marcello. Mi racconti un po' la tua infanzia, come hai cominciato a giocare a calcio, dove hai giocato, insomma, quali sono stati poi i tuoi primi anni della tua vita, come li hai vissuti? Ah, eu sempre joguei como todo brasileiro, nos campinhos de terra, perto de casa. Ok, io ho sempre giocato come i bambini in Brasile per le strade. E um dia eu recebi uma proposta de fazer um teste na escola do Zico. E una volta mi è arrivata la proposta di fare un test alla scuola di Zico. Era uma escola importante, muitos jogadores tinham esse sonho de jogar lá. Ed era una scuola molto importante dove tanti ragazzi, calciatori avevano il sogno di
di entrarci a giocare e fare parte di questa squadra. E dopo di 2 anni iniziai no Botafogo, nella primavera. E dopo 2 anni ho iniziato nel Botafogo, nella primavera. E consegui giocare professionalmente. E depois veio essa oportunidade de jogar na Europa. E poi ho cominciato a giocare come professionista e dopodiché mi è venuta l'opportunità di arrivare qua in Europa. Volevo chiedere quanto è possibile salvarsi veramente, perché poi ieri si è fatta questa grande vittoria, però naturalmente bisogna farne altre per riuscire a salvarsi. Quanto dalla forza di questa squadra puoi pensare che questa squadra può veramente salvarsi? Ah, eu ainda conheço pouco a squadra, mas é um time que tem qualidade. Eu acho que, acima de tudo, a gente deve querer bastante, deve ter... Ok, io conosco pouco questa squadra, però comunque ho già visto che è una squadra che ha qualità e piano piano adesso sto imparando a conoscerla. E acho que o objetivo é difícil, mas com muita vontade, entendendo... E conseguindo suprir aquilo que o nosso treinador fala, que é um ótimo treinador, a gente vai conseguir grandes objetivos. É um objetivo muito difícil, quello che dobbiamo fare adesso, però ascoltando bene quello che dice il coach, penso che ce la faremo. Grazie.